Una tradizione che si perde nel tempo e ogni anno richiama persone di tutte le età a Petacciato per rinnovare l'evento del Sant'Antonio, un rito carico di significati che propone una rappresentazione legata alla religiosità popolare e allo spirito di incontro e condivisione. Il santo protettore degli animali e delle campagne tentato dal diavolo, la forza della fede, il senso del rinnovamento e della benedizione. In tanti hanno partecipato con grande entusiasmo per condividere questi momenti con l'intera comunità. Tutta la cittadinanza sente in maniera forte questa nostra rappresentazione. Forse la cosa bella pure è che ogni anno, oltre al gruppo storico che sono da 22 anni, che in maniera compatta ci riproponiamo, e puntualmente in questa giornata del 16 gennaio facciamo questa rappresentazione, abbiamo integrato anche dei bambini piccoli che pian piano stanno crescendo con noi. Dalla sala consiliare alle case di riposo, dalle associazioni ai locali e alle abitazioni private. Due i gruppi che hanno rinnovato questa rappresentazione molto suggestiva anche a Termoli e a Montenero di Bisaccia. Un impegno condiviso e carico di emozioni. Molise è pieno di tradizioni. Qui a Petacciato ormai è centenaria. I nostri nonni ce l'hanno trasmessa e noi ormai, la nostra generazione sono circa 22 anni che la porta avanti. Cosa ti spinge a partecipare a un evento di questo tipo? Beh, cosa ci spinge? È proprio lui. È lui che ci spinge. Perché sono emozioni e cultura e la cerchiamo di trasmettere ai nostri figli. I personaggi sono 11 eremiti con il Sant'Antonio, due diavoli grandi, il diavoletto piccolo, i due angioletti, i suonatori di chitarre, fisarmonica, buchi e buchi. E abbiamo infine il bisacciere che in pratica porta allegria durante la serata, infine tradizione.